Il luogo delle vacanze estive viene scelto sempre di più in funzione delle emergenze di lavoro. Il blogger inglese Legal Brat definisce questo fenomeno l'X Factor. È la capacità con cui una località per le vacanze si presta alle esigenze di un lavoratore che è costretto a scappare dal suo ombrellone per correre in giacca e cravatta ad una conferenza. Se i professionisti inglesi non vanno mai in vacanza, come avranno coniugato ufficio e spiaggia quelli italiani? In che periodo ha iniziato a pianificare le vacanze estive? Lo ha fatto in base alle esigenze del suo lavoro? Beh sì, in base alle esigenze del mio lavoro, però io per fortuna sono insegnante, quindi ho delle vacanze abbastanza ampie. Io ne pianifico le vacanze estive, prendo e parto. Sì, col piano ferie rispetto agli altri, le altre persone che lavorano con me. Io non faccio niente, quindi organizzo all'ultimo minuto. Quando è in vacanza pensa spesso che dovrà tornare al lavoro e alle attività che dovrà svolgere o cerca di staccare completamente dal mondo esterno? Stacco completamente, me ne dimentico assolutamente proprio del tutto. Non ci penso affatto al lavoro. Lavoro saltuariamente, quindi no, decisamente no. Durante vacanze penso solo alle vacanze. Cerco di staccare, ma penso continuamente al lavoro. Cerco di staccarmi, assolutamente. Usa la tecnologia per tenersi in contatto con il suo datore di lavoro o con i suoi colleghi, ad esempio con le mail, per essere sempre aggiornato sulla situazione del suo ufficio? Sì. Sì, non spesso, però se capita sì, uso email, i mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione oggi, quindi anche il cellulare, sì. Ma uso Facebook, vanno per i colleghi, cioè per amici e basta. Maggiormente telefonicamente, diciamo, email quasi mai. Sì, perché anche se il mio lavoro all'apparenza si ferma, in realtà ci sono una serie di cambiamenti che avvengono l'estate e quindi sì, tramite email con la mia dirigente diretta sono in contatto per eventuali programmazioni per l'anno successivo. Se si trovasse in spiaggia in una località di mare all'estero e la chiamassero per andare ad una conferenza importante, sarebbe disposto a prendere il primo aereo per esservi presente? Assolutamente no. No. Sì, c'è un'occasione per me, sì. Sì, dipende quanto è importante, se abbastanza sì, altrimenti no. Dipende quanto è importante per quanto riguarda la carriera, se no altrimenti no. Secondo lei, gli italiani sono degli stacanovisti o riescono a prendersi davvero una vacanza? Secondo me gli italiani sono più lavoratori di quello che vogliono far vedere, quindi fanno finta di essere nulla facenti, però in realtà si impegnano tanto quanto tutti gli altri. Non sono assolutamente stacanovisti. Spero per loro di no. Erano più distaccati prima, oggi forse un po' meno. Non so da che cosa può dipendere, da tanti motivi come la crisi, non lo so, però prima erano molto meno stacanovisti, diciamo così, ci pensavano molto meno. Ma no, penso che riescano a prendersene, lo spazio ci vuole.